istruttore, il mio compito, mi sentite? Sì. Il mio compito sarà quello di assistere ovviamente i ragazzi e maggiormente gli allenatori, cioè dovrò verificare che i lavori che vengono fatti sui ragazzi siano idonei per la loro categoria e di conseguenza i miei interventi saranno un po' sul campo e ovviamente molti a livello anche così di relazionali con gli allenatori, anche perché il mio compito si divide sulle varie categorie, per 2001, 2002, 2003, 2004, quindi essendo da solo non riuscirò a seguire in modo un po' continuo una squadra sola, quindi salterò, mi vedrete saltuariamente, questo è il mio compito. Come ha già introdotto Ettore e vi ha presentato tutti diciamo, i collaboratori, il gruppo allenatori che farà, funzionerà su questa squadra, che sono Gianluca Pagani come primo allenatore, ma Maurizio Maietti come secondo allenatore, con Davide che farà il preparatore dei portieri, sarà aiutato anche da un'altra persona che arriverà in futuro come preparatore dei portieri. In più ci sarà un'altra persona come dirigente che non ha potuto essere. Cosa devo dire? Come ha detto Ettore, è il primo anno che vi affrontate l'aspetto agonistico. La differenza della pre-agonistica e agonistica è fondamentale. È chiaro che qui voglio saltare la parte di ipocrisie che circonda un po' il mondo del calcio, dove tutti dicono che bisogna giocare per divertirsi, il ragazzo si deve divertire, il ragazzo, però intanto dall'alto ci impongono anche certe regole, se noi esordienti il risultato non conta niente, le classifiche non ci sono, però sull'agonistica ci sono le classifiche, ci sono le retrocessioni, ci arriva un pochino dall'alto questo info. E io vorrei sgombrare il campo da queste ipocrisie e quindi voglio dividere la strada del divertimento e ovviamente della, diciamo, del lavoro per cercare di migliorarsi ed arrivare anche a vincere. Voglio dire che non ci si diverte quando si vince, però io dico, voi ragazzi, quando è che vi divertite? No, ditelo. Ditelo forte. Per vincere cosa bisogna fare? Bisogna fare un gol più degli avversari, una banalità, cioè, ma che cosa mi stai dicendo Gianni? Per vincere bisogna fare un gol più degli avversari. Per fare un gol più degli avversari cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Bisogna fare tutto più degli avversari. Bisogna fare tutto a livello atletico, a livello tecnico, a livello tattico, a livello psicologico, a livello comportamentale. E quindi voi vi dovete concentrare che il vostro impegno su questa categoria